In tutte le piazze italiane, anche in quelle abruzzesi e molisane, per raccogliere le firme necessarie per presentare la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, un modo per rafforzare e non indebolire la presenza delle parti sociali nel mondo del lavoro. Una marcia della responsabilità, così è stata definita questa campagna promossa dalla CISL in collaborazione con il patronato INAS per valorizzare il ruolo dei lavoratori nella strategia decisionale delle aziende. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che prevede il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella vita dell'azienda. Quindi serve un'iniziativa per aumentare la produttività, per aumentare i salari, per aumentare l'occupazione, per avere delle buone relazioni sindacali all'interno dei posti di lavoro. Questa partecipazione si può manifestare sotto varie forme, attraverso la forma finanziaria, quindi avendo una distribuzione degli utili dell'impresa, sotto forma della gestione dell'amministrazione attraverso la presenza nei comitati di sorveglianza piuttosto che nei consigli di amministrazione e un coinvolgimento maggiore nelle scelte strategiche aziendali. Ecco, questo in qualche modo per far entrare i lavoratori nei tavoli decisionali, in qualche modo, del destino delle aziende. Sì, per avere un'equa distribuzione degli utili aumentando la produttività delle aziende. Quindi responsabilmente anche noi vorremmo accomodarci al tavolo per gestire direttamente l'impresa. Ecco, questo in qualche modo rafforza, la presenza del sindacato o in qualche modo lo sostituisce? Rafforza, in un periodo come questo noi dobbiamo rafforzare il nostro impegno all'interno dei posti di lavoro per garantirci l'occupazione e un'occupazione buona, di qualità e in sicurezza. Quindi solo partecipando responsabilmente a queste scelte potremo garantirci un lavoro sicuro.